Dai, uso la server nuke. Fermati, fermati, fermati. L'ho usata. No, no, no. Ho visto proprio che da 60 diventava 1. Oggi si disegnano le ruote per andare avanti. Bellissimo, sì, eh? Sono un esperto disegnatore. Davanti a noi c'è un ponte lunghissimo, fatto da tantissimi stage, sempre più difficile. E io direi di partire da qualcosa di basico per la nostra prima ruota. Quindi qualcosa di piccolino. Ma che forma facciamo? Bah, tua scelta. Io ho fatto una forma basica, semplice quest'oggi. Non voglio complicarmi la vita. E infatti la mia macchina funziona, però voi potete spaziare. Oddio, magari... Oddio, siamo uniti. Beh, spaziare non è proprio quello che hai fatto, Cico. Hai copiato la mia ruota, solo che l'hai fatta. Senti, male. Io non ho immaginazione. È ovvio si che vede. Ti copio. È in fila indiana e dobbiamo andare avanti. Vediamo quanto riusciamo a stare. Secondo me le nostre ruote ci abbandonano alla seconda. Attento, secondo stage superato. E stiamo andando tutti alla grande. Terzo stage è un po' più difficile però, perché ci sono queste conche. Ah, infatti, io ho problemi. Anch'io. Non va molto avanti. Anch'io. Devo già cambiare ruota, mi sa. Ci sono dritto, ragazzi. Ci sono fare un po' di upgrade che si possono comprare per potenziare la macchina nel caso in cui dovessimo avere le ruote delle difficoltà grosse. Per esempio, beh, allora sicuramente puoi correggerti le ruote se non ti piacciono. Ah, vedo che c'è anche il salto, un'abilità di salto, possiamo usarla ogni volta, ogni minuto. E poi c'è un'abilità di boost per dare più potenza al motore se ci troviamo bloccati. Va bene. Ho visto facile. Una cosa chiamata server nuke. Se lo fai, no, impazziamo. Server nuke per distruggere tutte le vostre macchinine schifosette. Non c'è neanche avanti a te, per favore. Poi funziona bene, stranamente. Ragazzi, rimanete con noi perché più avanti nel video ho la certezza matematica che qualcuno userà la server nuke. I'm stuck, please. No, che schifo, guarda, davvero. Però anch'io, le barriere non funzionano, o no? Alex, una spintarella, per favore, magari. Aspetta, non mi si può messa. Ah, usa il turbo, usa il turbo. Usa il turbo. Beh, grazie, Alex. Grazie, perché? Alex. Che consiglio li dai? No, no, Alex, ma sentiti a posto con te stesso. Perché non fai schifo. Peggio, grazie. Colpa mia. Guarda, mamma mia. Meno male si può resettare e ritorni più o meno nello stesso dobbiamo punto. Dobbiamo cambiare ruota, però. Secondo me siamo lì lì, Però ancora forse si può andare un po', No, non è vero. Proprio zero. Guarda, questo è il limite naturale. Sono disperato. A meno che... Guarda, allora sì, e niente. Ma ci sono sei fossi, com'è possibile? D'accordo, allora resettiamo la macchina. Uno struzzo. E cambiamo le nostre ruote, ok? Cambiamo le nostre ruote. Però attenzione, perché la mia ruota, per esempio, ha finito la quantità di colore che io posso usare. Quindi devo resettarla, rifarla da capo. E già che ci sono, cambio anche colore. Questa volta la faccio Oddio, sì, questa modalità ti fa pensare fuori dagli schemi. Guarda, sì, la mia ruota. Aspetta, vediamo. Ah, una ruota sci. È lunghissima. Sai che ti dico, mi hai dato l'idea. Molla. No, non funziona. Non funziona. Io non parlo. Ti fa scendere giù, aiuto. Ok, questa ruota è perfetta. Vediamo un po'. Oh yeah! Oh yeah! Guarda! No! Siamo ribaltatissimi! Madonna mia! No, buono. Ok, allora ho un'idea, ragazzi. Bisogna agire di intuito qui. Di intuito, allora. Bisogna usare il cervello, non riesco io! Compriamo subito. Perché ho visto che c'è. Che si può comprare per colorare di più, avete capito? E quello a noi ci serve. Buono, compriamo. È buono, subito. È buono. Per due colore, io l'ho trovato cercando di colorare quando non potevo più colorare. Adesso, guardate. Adesso qua. Facciamo una ruota di un tir, vai. Aspetta, guardate, non mi colora. E poi... No. Non hai voluto colorare. Aspetta. Guarda qua! Mamma perché mia! Voglio vedere! Lustratevi gli occhi. Bella anche la tua, Cico. Complimenti. Ma guarda la mia! Guarda la tua! Queste sì che sono delle ruote. Ma la tua! Ah, grazie. Ma te anch'io! Va bene. Quelle di stregato sono sempre a forme strane. Grazie. Grazie per aver rovinato. Scusa, no, questo è Griffing. Possiamo reportarlo, per favore, tutti quanti? Assolutamente. Ok, grazie. Allora, tutti, non sto scherzando. Reportatelo alla bandierina. Questo qui Mannaggia! È palesemente A che raggio? Bullismo. Rovina l'esperienza
di gioco agli altri giocatori. E io sai cosa aggiungo? Sì? Ha fatto forme oscene. Sì, con sì, bravo, 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 bravo. Così lo bannano. Adesso la cambio. Oh, andiamo, ragazzi. Dai, faccio. No, ti è spalla, l'ha fatto di nuovo. Io non ci posso credere. Ma sei io! Ma poi la forma è ancora più oscena di quella di prima. Ma basta. Ma ho fatto una M. Scusate, ragazzi. Oh, di nuovo. No, però. No, no, scusami. No, 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 vado via. Non mi hai visto, non mi hai visto. Bravo. Bella, siamo rimasti noi due. Andiamo. Andiamo, dai. Guarda come me la gestisco bene, wow, con queste ruote. Ma mamma mia. Checkpoint numero 5. Ma anche per voi, amici miei. Bravi. E continuiamo. Ma con quelle ruote che stai ti zitto, ritrovi. Chico. Sei un povero demente. Però, infatti, guarda, cosa hai causato. Oh, le tue sono super, Chico. Sì. Sono a forma di quadrato, rettangolo. Falli anche tu. No, no, guarda, guarda. Se stregato mi desse una spinta, invece. Aspetta, arrivo, da dietro, arrivo. Con quelle sue ruote a forma di pretzel. Dai. Vai, vai. Mi stai cercando di cavalcarmi, non ho capito. No, no, guarda, ma grazie. Ok, ok, va bene. Ok, no, non fa nulla, non c'è problema. Ok, Chico, mi raccomando, fatti da parte che sta passando la cavalleria, eh. Eccolo. Oh, oddio. Ma ce l'hai fatto veramente. Oddio. Vabbè. Che cavalleria. No, attento, spostati da zona spawning. Mi hai rotto la gomma, mi hai rotto la gomma. Sì, mezzo. Allora, se lo rifai, mi vedo costretto a reportarti per segnalazioni, abusive. Ma non posso più muovermi, guarda. No, aspettate, allora, la mia gomma già non va più bene, quindi devo aggiungere qualcosa. Dunque, la facciamo un poco più piccola questa volta, ma con un dente. Okay? Esatto, così fa il saltino. Bravo, che così il dente lo utilizza, vedete? A forma ma di sei tipo un architetto. Grazie, guardate un po'. Mamma mia, guarda! Come fai? No, Beh, oh, però beh, c'eri quasi, se vuoi ti spiego come faccio, però non so se funziona. Ma devi rifarla! Ah, ci riproviamo. Allora, facciamo una cosa diversa questa volta. Forma ovoidale per la vittoria. Questa è la forma vincente, ve lo dico io. Eccola. Vai, qui. Facci vedere, bellissima! Bellissima, eh? Guarda qua, questa qui come poi se la gestisce. Piena, è rotta! E non va. E non va. Oh, oh, no. Ce la fai, un salto e niente, non ce la faccio. Poi la spinta. Non mi toccare con quelle ruote pervertite. Ma cosa sono? Scusa, dei tentacoli manga. Sono cuori. No, 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 no. Oh, ma ragazzi, che pervertito. Ragazzi, allora ci sono dei potenziamenti. Dobbiamo. È arrivato il momento di usarli. E rimanete sintonizzati per la bomba atomica che usiamo dopo. Prima di tutto, ruote triple. Secondo me, ruote triple, ragazzi, risolve la situazione. Ruote triple. Che vuol dire? Vuol dire che hai tre assi di ruote invece di due. Mamma mia. Magari. Alex Nauts. Ma perché non esplodi? Perché non esplodi? No, non posso esplodere. Aspetta, perché posso andare non, giù. Non esplodi? Che sei una cavolata che cammina, Non mancherai a nessuno. Adesso, ma infame, ma guarda, guarda. Efno! Ti prego, possiamo prendere anche noi. È la cosa più bella che abbiamo visto. Bellissimo. Guarda, è un carro armato. Mamma mia. Secondo me con queste arrivi letteralmente all'ultimo livello solo con ste ruote. Guarda, 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 guarda. Perfetto. Ma che figata. Anche le tue ruote penine, Chico, sono molto buone. Grazie mille. Complimenti. Ma invece guarda come ci delude quell'idiota di Strecato, no. E Alex. Guarda che no, guarda Alex. Guarda, è un animale che patisce, poverino. Guarda, adesso ce la faccio, vedi? Un orso polare che non trova da mangiare, poveraccio. Una brutta visione. Ma non l'abbiamo escluso poco fa, scusa. Ma infatti, perché sei ancora qua? Vattene via. No, dai, sparisci. Torni indietro un po'. Voglio il mio amico Strecato. Mi dai, Strecato. Hai le sei ruote, non puoi fare schifo con le sei ruote. Forza. Che schifo. Va bene, dai, Chico, io e te continuiamo. Bravo. Ehi, col nostro carro armato, Alex, bellissimo. Sei da segnalare. No, non l'hai visto. Mi stavi spawnando addosso. Visto. Vai, Chico, guarda come ce la domiamo questa duna. Oh, ma oh, quelle ruote letteralmente arrivano alla fine, secondo me. Amazing, amazing. Vai, domiamoci anche questi bubboni del sedere di Alex. Ah, non riesco, bubboni sono enormi, sono enormi. Aspetta, Chico, ho preso il bubone quello troppo grande, Ecco, ecco. Non spingermi giù. Neanche tu a me però, fratello. Questo è difficilino, Aspetta. No, ce la fai, Lion, ce la fai! Oh yeah! Bravo! Oh yeah, vai! Ci sono anche io, vai! Tiriamo dritti! Checkpoint number 12! Dai che arrivo anch'io prima o poi! Siamo quasi al momento della server nuke! No! No, no, no!
che costa 399 Robux. Sono tanti Robux, Lion. Io ci penserei due volte prima di spenderli. Ci ho già pensato. No, uomo, no. Fermati lì. Quando arriverò alla quindicesima checkpointanza, allora sarà il momento della no, no. Dobbiamo arrivare prima noi, allora. Se ci arrivate prima voi, allora non vi bombardo, ma dubito che voi riuscirete a fare ciò, perché siete molto miserabili. Guarda Alex con quelle quattro ruotine misere. No, ti prego. Sapete che cosa faccio, ragazzi? Adesso vi faccio vedere. Compro le ruote grasse. Queste sono molto aderenti. Ma tu sarei alto con quello? No, sono quelle larghe, non quelle alte. Quelle alte è un altro potenziamento ancora. Mi resetto e guardate come sono grasse. Ma cambiate? Non so, capite d'altro, sinceramente. Le nuove, sette di... Ridisegnale. Ah, certo. Ma mi piaceva questa forma, la rifarò uguale. La rifai così? Ecco! Larghe, come la mamma di Alex. Attrito! No, sì, aderisco. Non sei più, caro Arbato, sei una navicella. No. Qualcuno è arrivato allo stage 15, però, qui, Vabbè, dai, vi do ancora qualche attimo di vita. Solo qualche altro livello. È solo perché siamo solo al 20% di completamento di questa mappa. Ma posso copiarti il tuo design? Ma puoi, bellissimo. Ma certo. Grazie. Che puoi. Ma certo, ciò che è mio è anche tuo. Qualche volta. Strano. Quasi grazie. Mai. Strano, vorresti dire che io sono un ingrato per caso, no, Alex? Non volevo qui. Questo è ingrato, è vero. Tu sei qui grazie a lui. Guarda, cioè, non sei è difficile. Guarda la mia aderenza che mi ha portato fino al prossimo checkpoint, Chico. Hai visto come me la sono gestita? Solo perché le ruote super grossissime. Larghe. No, e qua c'è abbandoni. Invece, guarda, qui. Sono ancora. Cacchio. No, mannaggia, ti sei ribaltato. Questa è dura. Però. Col potenziamento giusto. Niente, no, non è questa. Ah, osso, io cosa serve? Devi cambiare forma! Le ragazzi, cose grosse qua rebono contro! Le ruote grandi. Così saranno grasse e anche grandi. Ve lo dico io che queste sono il potenziamento giusto. Eccolo qui, intascato, resetto. Già che ci sono. Mi miglioro anche un pochino le ruote. Sai cosa ti dico? Perché queste qua erano un po' sbilenche. Hai cambiato forma suprema! Guarda un po', facciamo così. Dai che voglio quanto vederla, che te la con copio. Queste sono le ruote più intelligenti che voi abbiate mai visto. Guarda che grosse che sono. Oh, vai Lion, questa la mangi. Ma sei il triplo di noi. Oh, guarda qui. Yeah. No, adesso non ma sono più fermabile. Ma mi fai paura, sembri un insetto gigante. Fermati, è finita per Lion, voi. Cioè, Lion, la gara è finita ormai. No, fermati. No, ha vinto lui. Guarda, vi do. Allora, facciamo così. Se io adesso arrivo alla checkpoint numero 30, userò la nuke per togliervi la vita, ok? Ti prego! Ti scongiuro! Però aspetta un attimo, perché qui c'è una insidia gravissima per me. Un ponte basso, dove tu dovresti avere delle ruote basse per riuscire a passare. Finalmente, ma io non le posso. Cose piccole mi aiutano! Porca miseria, è la volta di chi ha le cose piccole questa, Ma è la nostra volta! Guarda come passo! Ma io posso migliorare la mia situazione, guarda un po'. Faccio un pallino e guarda come me la gestisco tranquilla. Ma mi passa il testone. No, guarda, non ci credo qui, mamma mia. Ma come hai fatto? Ti puoi rimpicciolire pure. Posso rifare le ruote, piccolo ometto poco intelligente. E adesso me ne faccio di nuovo le mie ruote a forma di X, che sono le migliori, le più efficienti di tutte. Voglio il tuo design, è troppo buono. E adesso. Oh no. Cosa è successo, Lion? Girano male queste, Però no. Girano! Questo quando prendo l'accelerazione, guarda come vanno! Oddio, non sono caduto. No, sei caduto di sotto! Cacchio, è sempre più difficile, queste ruote stanno sfuggendo dal mio controllo, sono troppo grandi! Troppo! Dai, capo che arriviamo a metà comunque, a 50! Allora, a 50... No, 50 ci arriviamo tra una settimana, però, fratello, Ma quello che invece abbiamo raggiunto... E la dignitosa del 30. E quindi ciò vuol dire? Non hai già raggiunto quello. Moriremo tutti. È arrivato il momento della nuke, ragazzi. No, fermati, ti prego, ripensaci. Non vogliamo rifare vi tutto. Vi do qualche attimo per arrivare qui da me. Chi sarà qui da me non verrà nucato. Grazie mille. Ti prego, sto correndo, sto aspettando. Passa il tempo, Guarda che c'è vicino. Sto guarda per che c'è premere vicino, sono sto io. Per premere. Sto arrivando. Vendo, vi vedo arrivare. Ho premuto.
troppo tardi. No, ci penso. No, ero lì a fianco. Sono tornato all'inizio all'1%. No, non ci posso credere. Siamo a zero. A zero. No. Chi è? Questo è stato Chico. Madonna. No. Ho comprato questa cosa per sabotarvi tutti. Tranne me. Maledetto. Tranne me, perché ti voglio bene. Perché visto, mi vuoi bene. Meno male. Però fare questa cosa è veramente infamata. Cioè, ha strecato, Chico. Ma non ti metti la mano sulla coscienza. Gli va tutto male. Ma me lo son fatto anche da solo, per questo. Quello è perché sei un po' imbranatello, Chico. Chico. Che schifo. Dai. Che faccia, Chico. Ma fai schifo. Cioè, ti svegli un po'. Meno male che ci sono io, Chico. E sto arrivando quasi quasi allo stage numero 40 con le mie ruote grasse e larghe. E allo però stage 40 sono al 50%. E ci aspetterai. Sì, sì, certo. Come no? Ti prego. Ma manco ti vedo in lontananza. Come no? Guarda, mi sono allungato anche le ruote per aspettarti meglio, Questo è ti proprio. Ti supplico, aspettaci un pochino. Guarda che ruotone che ho. Talmente grandi che girano a fatica. Guarda. Mamma mia, sono un caterpillar io. Un enorme. Non riderti di brutto le ruote grosse che c'hai. Ma viviamo anche noi, che non si dica. No, raga, è partito il caterpillar, È inarrestabile ora. Guardalo. Se sta sprintando tutti gli stage. Porca zozza, caterpillar. E sono caduto. Vabbè. No, caterpillar ha fallito. Però ho fatto già metà del percorso, Sono al 53%. È tantissimo il 53%. Aspetta, arriviamo. A quanto? Dai, allora, voglio vedere a quanto siete, lo vedo da solo. Dunque, Alex Naus stage 12, Stregato stage 12. Chico, sei indietro. No, aspetta, guarda qui dove sono, guarda qui. No, mi fai schifo. Cioè, no, sei dietro a loro. Hai schippato. Hai shoppato. Mio Dio. Che schifo. Mi state di infamando. Cioè, guarda che chi dice bugie in questa maniera qua così va anche reportato a Roblox. Sì, Non l'ho reportato. Fermati, dai, guarda, sono anche primo. No, da turpiloquiando. Sai cosa faccio per umiliarti ancora di più? Adesso, quando arriverò al 50. Una cyber bomb, no, no, quello dopo. Mi compro il per 2 speed, così da lasciarvi ancora più da farvi mangiare la polvere. Sì, buono, siamo nostri amici, tuoi amici. Tu sei tuo amico, Stre. Solo tuo amico. Solo e unico. Il solo e unico tuo amico. Oh, per 2 speed, ragazzi. Oh, come girano queste ruote, ragazzi. Mamma mia. Ma riesci a manovrarlo comunque? Sto derapando tutto. Guarda. Che bello, voglio vederlo anch'io. Mamma mia, Chico, come vorrei che tu fossi qua a vedermi. E la prossima volta non esplode. Ah, sì, allora abbiamo detto, prego, che eri stato tu, No, scusatemi, ragazzi, pure. Non lo farò più la prossima volta. Cioè, poi la colpa. Dai la colpa schifo agli amici. Ma non ti fai schifo, Amici, Chico, ti danno la colpa. Ma che svegli? Ma che schifo fai? Ma date a te stesso la colpa. A nuclearizzare i tuoi amici. I tuoi amici, che adesso hai. Non sono più tuoi amici. Perché hai fatto questo? No, come? Ma infame! Ragazzi, non l'avete detto prima. Stage di arrivo mio 60. Cosa? Che numero è, grosso grosso? Passiamo alla metà di te noi. E ho anche creato una nuova ruota. Un po'. Ruota a forma di gelato. Molto pericolosa. Hai fatto il brevetto? Stai zitto, Alex. Mi sta prendendo in giro? No, è seria. Ma ascolta, ma ti devo sbattere, ti devo reportare? No, sono stato già riportato. Ma tu non hai idea cosa hai visto. Hai fatto il brevetto. Lui prima andava in giro con le ruote a forma di pisellino. Addirittura. Questo è da reportare. Questo è da reportare pure, secondo me, come cosa, Non è vero. Quindi Stregato è un bugiardo adesso, sì, giusto? Ripeto, dimmelo in faccia. Diglielo in faccia che ti dà un bugiardo pugno sei. Su Roblox, fortissimo, bestiale. Scusate, facciamo un pit stop e portiamo subito Alex perché no, mezz'ora no, si... Allora, subitissimo, questo qua è un palesemente una truffa. Dice le bugie. Invio. E prendi anche il cio gli amici. Scrivi un po' sto fatto qui. Scrivilo anche tu un po'. Che questo qua più lo reportiamo, prima lo cacciano da questo bel gioco. E pisellini pure. No, mamma, non è vero. Che falsità. Addosso agli amici pure. In fronte a Stregato l'ha fatto. Brutto schifoso. Che schifo. Ragazzi, 89%, sto andando come un treno ormai. Però queste ruote mi hanno stancato. Voglio cambiare design. Ho bisogno di qualcosa di meglio. Wow, come lo chiami questo? Un po' indietro. Guarda chi trovi. Sono vicinissimo a te. Non sei fiero? Bravo, sì. Userò la nuke appena arrivi più vicino. No, a casa di... Oh, ruote, ti prego, a spirale, ragazzi. Queste qua sorprendono. Mamma mia, sorprendono davvero. Mamma mia, che design. No, le voglio anch'io. Vanno un po' dove gli parla. Ma loro, me le faccio anch'io così. Basta, mi fermo e lo faccio. Però vanno. Sto al 93%, ragazzi. Ormai la fine è vicina. Ma stai per vincere, veramente? Esattamente.
Ora ho fatto una nuova ruota. Aspettaci un attimo. Ruota spirale quadrata, ancora migliore questa qui. Inarrestabile, inarrestabile con la mia speed eccezionale. Guarda come me la sto guastando. L'ho copiata ed è rotta. Sto schippando tutto. Non è vero. Come l'hai fatta tu? Ha perso tutta l'aderenza, Grazie. No! Grazie di aver sabotato. Pure lui a sto guarda giro, guarda come mi ha fatto incastrare il stregato. Guarda che perso. E lui cosa? Ora sta godendo, È lì che dice: "Ah, sì, a me funziona bene". Senti, funziona bene a te perché hai tolto un po' di pelo. Ti sta dando pure i denti. Oh! L'hai fatto. Vedo il traguardo, ragazzi! Lo solco! Vabbè, sì. L'ho solcato! Mio Dio, che campione! Sono arrivato qua! Sì, sono arrivato nel playground dove c'è un portale gigantesco per andare in una prossima dimensione. Non vedo niente, vedo solo la mia macchina. Eccolo, c'è un lucky block gigante che si apre tra un minuto e mezzo. No, aspettaci, ti prego, mi vedo anch'io. Avete un minuto e mezzo per arrivare anche voi. Certo che se qualcuno decidesse di usare la server nuke proprio quando sta arrivando, sarebbe cattivo. Ci arrabbiamo. Fermate Cico, mica che lo fa Cico, di nuovo. Cico, non lo fare, tu non lo fai, giusto? No, raga, no, io l'ultima cosa che faccio nella mia vita questa, Neanche io. Senti, ma io non vi vedo arrivare, vediamo a che stage siete. Allora, Cico Tobi, 52, in vantaggio di aver shoppato, quel marpione. Ho schippato un pochino, Stregato. Ho schippatino. 44. 45 adesso. Not bad, not bad. Alex Nauz, 37. Tu fai veramente, sei un'umiliazione per l'intero team. Mamma mia. Beh, lo so. Via succhio, Laio. Non fa più parte del team, punto. Non è più il team. No, infatti, puoi uscire dalla modalità, grazie. No, vattene. Ti prego, non farmi questo. Sparisci. No, stiamo le ruote, tutti lenti nel nostro team swag. Bravi. Fai schifo, via. Cico, non, 61, ma sei troppo scarso, fratello. Ci arrivo, no, dai, però deve essere il primo almeno. Dai, usa la server nuke, ti tolgo via dalla tua miseria, dai. Fermati. L'ho usata. No. Ho visto proprio che da 60 diventava 1. Ed è stato bello. Però ragazzi, non vi preoccupate, c'è chi sta peggio di voi. Alex non è nemmeno più nella modalità, quel poveraccio. Ma infatti sì, godiamo di questo. Fai proprio schifo, Alex, Va bene, mi allenerò la prossima volta. Sarò degno di essere nel team. Il peggiore di tutti, non classificato. Mamma, è l'ultimo della classifica. Ma consoliamoci con qualcosa di piacevole. Tra 12 secondi si apre il lucky block misterioso e non vedo l'ora di scoprire che cosa c'è. Vince le ruote belle. Magari cerchioni di diamanti con l'oro incastonato. Arcobaleno. Eccolo, Uno. No, cosa c'è? Non c'è niente? No, aspetta! Ristarta con più 10 di velocità e la pistola laser. Cosa? No, fammela vedere. Scappo. La pistola! Oddio, Cico, do la pistola. No. Vieni qua. No, dove sei sparato? Non lo so, fratello, non so usare la pistola, aspetta. Oddio, ti ho ucciso! ne è valsa la pena, sei senza macchina adesso. Ma perché no? Abbiamo pure rotto la macchina! Devo rifare la ruota! Però ricorda, direi che ci possiamo fermare, perché da questa modalità abbiamo preso tutto quello che c'era da prendere. Perciò, Lion out!